Gli organizzatori della società ciclistica Alfredo Binda hanno puntato sul carisma di Sandro Brambilla per presentare la 98esima edizione della Trevalli Varesine. Lo storico speaker del ciclismo italiano ha introdotto Beppe Saronni, che insieme a Gianni Motta detiene il record di vittorie, 4, della classica varesina, con i successi conquistati nel 1977, nel 1979, nel 1980 e nel 1988. Il grande campione del passato, nato a Novara il 22 settembre del 1957, ha parlato del suo amore per la Trevalli, un tempo corsa di preparazione al mondiale, e ha parlato anche della sua passione per il Varesotto. La nazionale italiana, perché in quei tempi, allora, era la nazionale da battere. Quando noi correvamo il mondiale, arrivavamo secondi, avevamo fatto un fallimento. Oggi invece gioiamo per un quinto posto, tra parentesi. Però no, direi che la Trevalli, io sono milanese, no? Tu sai benissimo, però la palestra d'allenamento è il Varesotto, quindi vincere in casa qui in una corsa, e soprattutto la Trevalli è sempre stata una corsa impegnativa, importante, e solo i corridori in grandi condizioni, i grandi corridori vincevano queste corse, era veramente un orgoglio importante. Ti devo dire che il Varesotto è nel mio cuore, no? Come per te, queste corse, e ho acquistato la casa di campagna proprio qui nelle colline del Varesotto, perché l'aria del Varesotto mi piace tantissimo. Oggi Saronni è team manager della UAE Emirates, che potrebbe schierare alla Trevalli anche Fabio Aru. Il Costa è andato bene al mondiale, abbastanza bene, ha avuto grande sfortuna quest'anno, è stato fermo per 3 mesi per un problema al ginocchio, in questo momento sta bene, potrebbe essere tra i protagonisti di questa corsa. Però ti posso dare anche un'altra notizia, che ho proprio parlando con Fabio Aru ieri, e mi ha informato che avrebbe anche voglia di partire alla Trevalli, quindi lo decideremo in questi giorni. Speriamo che possa anche lui, se corre, essere un buon protagonista.